Corsi di alta formazione post laurea che toccano tutte le aree della gestione aziendale, dal marketing alla finanza, dalla strategia all'organizzazione aziendale. Nel 2012 la scuola è stata inserita per la prima volta tra le scuole emergenti a livello globale e in Italia risulta preceduta solo dal colosso Bocconi. Questo ci fa sicuramente piacere, tuttavia quando vediamo ad esempio che l'amministratore delegato di Luxottica Cina è un nostro diplomato, che un direttore degli investimenti dell'Agenzia Spaziale Italiana è un nostro diplomato, credo che accanto a queste classifiche questi siano gli elementi che ci confortano. La percentuale di studenti che trovano occupazione alla fine del corso si attesta al 91%. Questo perché numerose aziende, in particolare dell'area assicurativa, sono partner della scuola e garantiscono borse di studio per i master di loro interesse. Noi siamo una realtà di eccellenza del Friuli Venezia Giulia ed attraverso la nostra proiezione internazionale è anche attirare studenti provenienti da moltissimi paesi. Da tempo si parla di fuga di cervelli dall'Italia, in questo caso è il nostro paese a diventare attrattivo. Il 60% dei frequentanti è straniera e ha un'età media di 30 anni. I docenti provengono da 25 diversi paesi ed insegnano in inglese. Ma cosa manca al sistema Italia e al sistema regione per decollare? Mancano tante cose. Oggi si richiedono nuove competenze, nuove capacità. Un augurio per il 2013. Ma l'augurio io lo faccio al paese, lo faccio ai giovani, non si può immaginare di poter raggiungere i risultati che l'Italia vuole avere in un contesto competitivo lasciando fuori dalla porta questa ricchezza che appunto sono i giovani.